l'arbitro Dudic al primo fischio, eccolo qua, PSG che parte in possesso trante Bensoula, numero 10, riconquista palla per PSG, poi sbaglia tutto, allora Zeroli, palla lì per Sia che tira in porta, poi ancora Milan, doppia parata pazzesca di Mouquet che salva i suoi, subito Milan vicinissimo al gol del vantaggio con Sia e con Sastra, ancora con Ughito Cuenca, cross in mezzo per la smanacciata di Mouquet che concede il primo corner al Milan, poi ancora Milan con Victor che può andare al cross, Stalmach di prima intenzione, la palla alta di poco, ancora calcio d'angolo, ancora una grande occasione per il Milan al minuto con il suo sinistro, palla in mezzo, colpo di testa di Zeroli che aveva colpito il palo nel match di pochi giorni fa, pallone in mezzo, Milan che respinge, poi ancora un cross, palla che esce, ma occasione potenziale per il PSG che non porta un tiro in porta, ma scusate il gioco di parole, ma porta a Bensoula, va il fratello di Kylian, palla messa fuori, recupera palla Sala che prova il filtrante, Sia il cross in mezzo per Zeroli, palla per Maiulu, scava questo pallo Zeroli, Bakuna in sovrapposizione, cross in mezzo per Sia, un po' Zaghe che si sgancia sulla destra, il cross per Bartoccioni. Ero un po' preoccupato dal movimento del numero 15 Sangaré che aveva preso Bakune molto bene, cross in mezzo di Bakune, ancora palla per il nostro numero 2, tiro cross che finisce tra i guantoni di Mouquet, si poteva fare meglio in questa occasione, interessante, 4 anzi 5 a saltare per il PSG, esce Ziala la tocca, palla che resta in area di rigore, pericolosamente la Nash, la più grande occasione del PSG, arriva al minuto 36 e la parata di Bartoccioni evita guai al Milan, qui se abbiamo parlato di gol, Regini che spingono ancora con Mbappé, limite dell'aria al tiro e la parata ancora di Bartoccioni, stavolta con difficoltà, la messa in calcio d'angolo, Davide Bartoccioni sul... ancora Maiulu però, attenzione al numero 8 che arriva in posizione di sparo e fa un grandissimo gol con il sinistro al minuto 39, PSG che passa coronando un ottimo momento della sua partita, Maiulu qui ha lasciato partire un siluro che ha battuto sotto la traversa prima di insaccarsi alle spalle di Bartoccioni. Rivediamo anche l'azione del numero 8 che si... Victor va a lanciare in aria per Zeroli, la mette giù Kevin, no, si finisce esattamente al 45esimo con il signor Dudic che rimanda le squadre negli spogliatoi. La situazione dice però ingresso, abbiamo scorto da noi mentre giochiamo sulla fascia di sinistra dal Milan con Jimenez, punta al fondo Alex, il cross in mezzo, su palla Bonomi, linea di fondo per il neo entrato, pallone dietro per Victor che va per Jimenez che se ne va, palla al piede, area di rigore per Jimenez, il tiro che sfiora il gol al minuto 47, ancora occasione Milan con Alex Jimenez, azione personale nella metà campo parigina con il tiro del corner, se ne va sul terzino avversario, il cross in mezzo per Zeroli e la palla che sfiora il gol, ancora Milan che continua a battere in quella zona del campo, grande occasione per Kevin Zeroli che di testa provate a parte, Cuenca area di rigore, ancora Ugo, doppio dribbling, ancora Ugo il tiro, la palla centralmente Sia di prima intenzione per Zeroli, ancora di prima per Bonomi, bella al centro dell'area, poi di testa il pallone di Zeroli, ancora un mi dalla bandierina, il pallone respinto dal Parì, poi di prima intenzione il tiro al volo di Jimenez che è dentro per Sangaré nel corridoio, Bakune a chiudere, Sangaré se ne va oltre la linea di fondo, superiorità numerica, Nziala, c'è anche Simic su Mendy, la palla alta per nostra fortuna ma deviata proprio da Simic, grande giocata, pallo e ammonizione, palla per Scotti, fuori gioco chiamato dal guardaline, peccato perché a concretizzarla, Bonomi punta al fondo, va al traveremo, chi è dunque il cross sul secondo palo di Victor per il colpo di testa di Zeroli, non pericoloso, Mouquet, pallone in profondità per l'Annash, Simic deve liberare lo spazio, poi Mendy, limite dell'area, pallone per Zaghe, il tiro, la buona parata, ottima parata di Bartoccioni al minuto 73, ancora metà degli interpreti sta leggendo bene questa partita, Mendy al cross per Bakune,
Palla sulla destra per il Milan che va al cross centrale, Martinazzi non può, numerica al PSG, Mendy esce, c'è Magni in chiusura, esce Bartolo. Cross di Vittorio verso la porta, non ci arriva per poco ma la spina, pallone che si alza, pericolo per il Paris con Mouquet che ha rischiato tanto rimanendo bloccato in area piccola su questo pallone. Si sgomita in mezzo, Bonomi con il destro sul secondo palo direttamente in porta, la blocca Mouquet che poi va a terra. Probabilmente arriverà un cross. Così è, secondo palo, la alza il PSG ancora in calcio d'angolo. Assedio Milan. Pallone spedito in mezzo, palla ancora per Zeroli. Il tiro di Kevin, la palla che esce, non vuole entrare, niente. Oggi non vuole entrare quel pallone nella porta del PSG, purtroppo. Ancora un'occasione chiara, evidente. Palla allungata per Mbaye, attenzione al ragazzo. Con il numero 20 va direttamente in aria, Martinazzi di testa alla sponda, sia la palla che resta lì. Non voglio crederci, non entra il pallone neanche in questo caso. Sia che era in area piccola, ha sforbiciato male, in maniera troppo debole. Poi Simic al cross sul secondo palo, Martinazzi. Ed è andata male a tutti gli effetti perché arriva il triplice fischio. Si chiude qui la partita con la vittoria per il PSG e il Milan purtroppo.